Bentrovati ad un nuovo appuntamento flash con l'informazione di Futura Notizie. In apertura, scovati dalle fiamme gialle l'ennesima truffa, denunciati 73 furbetti del reddito di cittadinanza che avrebbero sottratto indebitamente somme allo Stato per circa 500.000 di euro. Si tratta di cittadini residenti principalmente nei comuni di Gela e Niscemi che hanno percepito il sussidio senza di fatto averne diritto. I controlli hanno permesso di rilevare diverse irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all'INPS. In particolare, tra i soggetti denunciati alla Procura di Gela risultano extracomunitari privi del requisito di permanenza minimo nel territorio dello Stato, cittadini dichiaratisi disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero e soggetti con precedenti penali ma anche in materia di criminalità organizzata. Le indagini che hanno riguardato il monitoraggio di somme erogate dall'INPS per oltre 874.000 euro hanno evidenziato che di questa somma era stato indebitamente percepito 500.000 di euro, pertanto l'istituto previdenziale ha provveduto al blocco di ulteriori importi richiesti per circa 400.000 euro. Ridurre le difficoltà abitative, riqualificare aree degradate e puntare alla sostenibilità e all'innovazione verde attraverso una nuova impostazione dell'edilizia popolare che sfrutta strumenti utili a garantire il benessere sociale e il decoro urbano. E questo è l'obiettivo dell'investimento di edilizia popolare volto a costruire nuovi alloggi pubblici che interesseranno il quartiere catanese di Librino. Investimento aggiudicato per 10 milioni di euro con una gara d'appalto a base d'asta di 12,7 milioni di euro. Aprirà a marzo il cantiere per realizzare in Viale Moncada 27 a Librino due edifici di 32 alloggi ciascuno di edilizia economica e popolare, una possibilità che si concretizza grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale, in particolar modo dell'assessorato ai lavori pubblici che nel 2021 ha presentato il progetto per la realizzazione di interventi di edilizia sociale, rigenerazione urbana Librino Città Moderna, ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR grazie al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. I termovalorizzatori in Sicilia, impianti di cui si parla da anni per risolvere il problema dei rifiuti, potrebbero finalmente vedere la luce. La Commissione Ambiente e l'Industria della Camera nella seduta notturna hanno infatti approvato l'emendamento del relatore al decreto energia che prevede la nomina del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a commissario per il ciclo dei rifiuti. Il commissario straordinario, secondo l'emendamento, adotta il piano regionale di gestione dei rifiuti finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui possesso di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. La polizia di Catania è intervenuta in un supermercato di Corso Sicilia dove poco prima alcune guardie giurate dell'istituto di vigilanza avevano bloccato una donna di 32 anni che era andata in escandescenza. Giunti sul posto, il direttore del supermercato ha raccontato agli agenti di aver fermato con il supporto delle guardie giurate una donna senza fissa dimora che dopo essere entrata all'interno dell'attività commerciale era andata in escandescenza in vendo nei confronti di un dipendente perché aveva tentato di rubare la spesa.